le persone che andiamo a assistere vogliono vedere come siamo al di fuori, diciamo, della terapia intensiva, e questo è anche un modo, diciamo, per differenziarci l'uno dall'altro e quindi avere anche un viso familiare, un viso di riferimento per il paziente stesso. Perché in una situazione in cui la disumanizzazione della vita quotidiana in un reparto già difficile, ma che adesso col Covid è diventato veramente, veramente pesante, aveva creato una situazione difficile nel rapporto con i pazienti. Questa idea apparentemente elementare, apparentemente di poco conto, invece è stata rivoluzionaria.